sportivi di Prime. Buona serata, tutti pronti ad entrare in campo. Accanto a me Massimo Ambrosini. Ciao Sandro e buonasera a tutti. Ciao Massimo, ben trovato. Stadio naturalmente tutto esaurito. Grande spettacolo, bellissima serata a Manchester. Una grande serata di grande calcio ci aspetta, mettetevi comodi. Speriamo che la partita non deluda le attese. È vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo non potrà davvero mancare. E poi c'è anche la competitività all'interno delle rose stesse. Questa è un'occasione d'oro. Chi di solito gioca di meno non può lasciarsela scappare. Pronto per cominciare? Ti aspetti qualche mossa speciale? Chi farà la partita? Non posso che scegliere Iker Casillas. Tutti sappiamo quanto è forte tra i pali e conosciamo la sua mentalità vincente, che è fondamentale nelle grandi partite. Ma non dobbiamo sottovalutare la sua qualità nel gioco con i piedi, nei rinvii, nei passaggi. Anche queste sono situazioni importanti per la squadra. Il giocatore, vi ricordo, è arrivato a costo zero, ha messo una valutazione molto importante. Cassano, Beckham, Cristiano Ronaldo, il riconquistato il pallone. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Travolto, forse ce la fa. È così. Grave abbaglio qua, almeno questa è la sensazione, poi naturalmente tra un po' vedremo anche le sentenze di Graziano Cesari. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Allarga, tocca ma non controlla. Ghez mette ordine, sempre molto pericoloso. Prova anche lui! Subito! Subito! Era giusto così! Proprio lui, il migliore! Il migliore! E lui che fa quasi la seconda punta, attacca con la sua cattiveria, lo spazio con altrettanta cattiveria, forte, precisione. Due accelerazioni pazzesche, vi ruba in tempo a tutti. Con forza, cattiveria, determinazione. E poi lì con tecnica, anche lì l'altra la mette sotto la traversa. Alessia Tarquinio, perdono. Sandro, quanto si è arrabbiato, pugni a terra, cioè, ma come si fa? Com'è possibile? Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. È in affanno. Forse anche a livello psicologico, per questo avvio molto aggressivo. Sì, di personalità, e comunque lo stadio è caldo, quindi bisogna smorzare le velleità. Fino adesso ci sono riusciti. Ripeto, in vantaggio 1-0. Sentiamo Antonio Bartolomucci. Beh, ha avuto una reazione istantanea sul gol, ha detto è uno, poi si è rivolto al pubblico e ha chiesto l'incitamento, e si è rivolto alla squadra e ha detto state calmi. Pare giusto, anche perché insomma la strada è lunga,
però è importante aver cominciato bene. Che lo mette giù, sbaglia tutto, perché concede il calcio di punizione. Sì, sì, è interessato del pallone. Aspetta. Non trova la porta. Ha provato, ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Di nuovo lui. Di nuovo lui. Cassano. Pallone in profondità per Van Nistelrooy. Nettamente sulle gambe da dietro. Ma semplicemente sbilanciato, non troppo cattivo questo intervento. Generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Carrick prolunga. Cloney si è reso conto che non poteva più crossare, aveva perso il passo. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato. Cristiano Ronaldo. Solo qui succedono queste cose, ma solo qui possono succedere queste cose, ma non ci posso credere. Eccezionale, eccezionale, ma veramente c'è poco da fare. Come valuti la sua prestazione questa sera? Conclusioni come questa sono difficili da intercettare, bisogna andare a terra con grande rapidità e non sempre questo è sufficiente. Grandi birrone in mano, cominciano a festeggiare. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Giggs, sempre in affanno però. Si gira, penetra, prova a chiudere. Carrick non passa il pallone, ancora vivo per lui. Park Ji-sung lancia in profondità. Park Ji-sung senza guardare. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Prova. Va incontro lui. Incredibile! Beckham. Ancora lui. Bella la progressione. Però intercetta, si lotta. Carrick, lo scambio tra i due. Van Nistelrooy sul pallone. Non c'erano compagni a suggerire una soluzione diversa. Ancora alimenta l'azione lui. Vince lui. Pronto a spingere. Cannavaro protegge. Beckham. Cassano. Arriva con un treno.
primo tempo avvincente a livello di emozioni. Ci siamo divertiti, Imas. Si trovano in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben poco da fare per gli avversari. Finisce qua, 0-2. Si ricomincia! Gli affido il pallone. Roberto Carlos. Recupera. Carrick. Tocco per lui. Può essere lanciata, tesoro fuori gioco però. Filtro il pallone! Con molta decisione, ma tutto lecito secondo l'arbitro. Spara via. Prova a liberare il destro. Scholes protegge. Carrick. Dialogano bene i due. Ancora alimenta l'azione lui. Tutto ci arriva ancora una volta. Reattivo. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Ibra, l'apertura ancora esterna. Prova, la botta! Ancora! Come prima, bravissimo. Ferdinand. Gli hanno rimproverato un atteggiamento un po' troppo prudente, un po' troppo remissivo. Secondo molti potrebbe giocare molto meglio. Beh, è normale marcare più stretto chi ha già segnato un gol. Non puoi permetterti di concedergli altre chance per andare a rete. Roberto Carlos. Recupera, difende palla. Beckham. Intanto c'è un altro fallo. Visto troppe trattenute, richiama tutti. Di testa. Eccezionale, perché la distanza era veramente ravvicinata. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Roberto Carlos. Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso. La tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata. Può solo sfiorare però. Bella l'idea. C'è scattato il pallone. Pronto rinvio. Roberto Carlos. Poi riapre. Roberto Carlos. E si propone, il lancio è per lui. A disturbare, qui
abbastanza irruente intervento maldestro, anche perché ha affossato l'avversario. È uscito ancora fuori tempo commettendo un fallaccio, forse da cartellino giallo. Pericolo! Prova a girarla, ma era in posizione difficilissima per dare forza a quel pallone. L'importante è crearne le occasioni da gol. Se continuano così possono tornare in partita. Torniamo da Balzarin. Eh sì, perché smetterà di guardare la partita, ma parteciperà attivamente alla gara. Adesso aspettiamo di sapere al posto di chi sta per entrare. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Lo spinge e qui c'è fuori. Francesca, benvenuti. La grandissima tensione, Sandro si è alzato gridando, chiedendo un cartellino giallo. Il quarto uomo sta continuando a ribadire al team manager di mantenere la calma, perché insomma già è abbastanza risicata così la panchina. E d'altra parte però insomma una dimostrazione anche di intensità, di partecipazione, di gruppo solido, indicazioni utili. Fabio, un fallo totalmente inutile e mi pare totalmente... Prova il tiro a giro! Palo pieno! Rinvio in qualche modo. Pronto per il cross, eccolo, deviato. È avvertito dal pubblico. Recupera. Nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Prolunga subito senza guardare. Cristiano Ronaldo. L'arbitro ha visto un fallo. Sentiamo Giampaolo Galvarese se è pronto. Giampaolo. Sì, è vero Bruttino, però va bene il giallo perché non c'è velocità e soprattutto è basso, basso, per quanto non è sopra caviglia. Io sono d'accordo con l'arbitro. Ok, meglio così. Nervosismo a mille ovviamente. Intercettato però. Larga Roberto Carlos. Carrick protegge, filtra il pallone, prova la gran botta, non trova la porta. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Partita spettacolare, ci siamo divertiti, Massi. Molto. L'altra faccia della medaglia. Proprio della squadra. Incomprensibile dal mio punto di vista. C'è un gol lo puoi anche prendere, però poi...